Con una presenza di espositori decisamente ridotta rispetto al passato, Foto Antiquaria 2020 comunque sfida la pandemia ad organizzarla sempre Arezzo in tour. E il periodo del lockdown è stato l'occasione per arricchire l'archivio già importante ed unico del Fotoclub La Chimera. Durante il lockdown io ho avuto la possibilità, perché altrimenti non sarebbe stato possibile, di scansionare circa 4.200 negative che mi ha dato Bruno Tavanti, sono scatti fatti da suo babbo Ruggero tra il 1947 e il 1952. Sono anni particolarmente significativi perché era l'Italia che rinasce, l'Italia che riparte, come oggi sarebbe, quindi anche col virus, si riparte dalla guerra. È una cosa straordinaria, cioè io mi sono emozionato perché vedere appunto uno spaccato, un affresco della nostra città di quell'epoca, e poi sono quelle che voi giornalisti chiamate foto vive, cioè sono fotografie di persone. Io vi dico solo questo: io a un certo momento, facendo questa operazione di scansione, ho trovato mio padre durante un torneo di scacchi, un torneo di bridge alle stanze. Io mi sono emozionato e vorrei che anche i nostri concittadini si emozionassero, trovare il sistema per farli vedere, perché sono una cosa estremamente proprio affascinante e emozionante. Cercheremo il modo per poter fare vedere tutte le nostre fotografie, appunto anche quelle di Bruno Tavanti, perché io Ruggero, che lo ho conosciuto, quindi ho lavorato anche in pochi di anni insieme, e quindi ecco, so che era una persona molto molto brava, e non solo come persona ma anche come fotografo. Quindi ecco, io credo che si faranno ancora delle cose, quindi daremo da oggi, anzi, appuntamenti per dire che noi ci saremo e faremo ancora tante cose con il Fotoclub La Chimera. L'ultima battuta, io credo che sia importantissimo soprattutto per il mondo della scuola. Se voi riuscite ad avere un evento di queste foto dagli anni 47 al 50 che ha fatto Bruno Tavanti, credo che sia assolutamente un fatto soprattutto di cultura. Sì. Le ha fatte il babbo di Bruno, ma comunque diciamo che queste fotografie chiaramente sono una cosa molto importante, non solo per la città, appunto come hai detto te, anche per tutta la cultura che ci dovrebbe dovrebbe essere sempre presente in noi. E quindi ecco, ora so che avremo anche altre foto, quindi di un archivio della provincia, quindi ecco, ci saranno ancora tante cose da fare come Fotoclub, quindi però la città, noi cercheremo di garantire tutti quei ricordi che onestamente ora credo che i nostri futuri nipoti non so se potranno ancora mantenerle, perché ora la fotografia si fa con il telefonino, si guardano e poi magari si cancellano.